Sono ancora Olly, il cane della fattoria, e adesso vi spiegherò come si dividono le ore. Adesso la lancetta piccola è sul numero 8 e la lancetta grande è sul numero 12, perciò sono le ore 8. Se la lancetta grande fa un giro completo e arriva al numero 12, sono le ore 9. E vuol dire che è passata un'ora. Un'ora è come una torta, si può dividere in tante fette, ma noi siamo molto golosi, perciò la divideremo soltanto in 4 quarti di torta. Perciò, quando la lancetta grande arriva sul numero 3, è come se avessimo un quarto di torta. Sono le 9 e un quarto. Quando la lancetta grande arriva sul numero 6, è come se avessimo 2 quarti di torta, cioè mezza torta. Sono le 9 e mezza. Quando la lancetta grande arriva sul numero 9, è come se avessimo 3 quarti di torta. Sono le 9 e 3 quarti. Quando la lancetta grande arriva sul numero 12, è come se avessimo tutta la torta. È passata un'ora e sono le ore 10. Facciamo ancora una prova. Quando la lancetta piccola si trova sul numero 1 e la lancetta grande si trova sul numero 12, è l'una del pomeriggio. Quando la lancetta grande va sul numero 3, abbiamo un quarto di torta da mangiare, è l'una e un quarto. Quando la lancetta grande va sul numero 6, abbiamo 2 quarti di torta da mangiare, cioè mezza torta, e l'una e mezza. Quando la lancetta grande va sul numero 9, abbiamo 3 quarti di torta da mangiare, e l'una e 3 quarti. Quando la lancetta grande si trova sul numero 12, abbiamo fatto tutta la torta, è trascorsa un'ora e sono le 2 del pomeriggio. Ora Olly, il cane della fattoria, vi saluta. E ricordatevi di dire alla mamma che se non vi prepara una bella torta, non potrete mai imparare le ore dell'orologio.